c'è come una sorta di continuità cinefila proprio con la Nouvelle Vague. Beh, insomma, sì, I Dreamers era un film su tre giovani nel 68 che amavano allo stesso modo la politica e il cinema. E c'erano molte eclipse di film della Nouvelle Vague, eccetera, eccetera, perché erano i film di quegli anni a Parigi. Qui non so in che cosa questa Nouvelle Vague sia così visibile. So che c'è, perché c'è sempre nei miei film, è proprio una specie di marchio di fabbrica. Sì, si sente ad esempio anche nel respiro di Roma. E Roma non è Parigi, però si sente, anche se nei pochi momenti d'esterno, proprio la presenza della città dei rumori. Mi riferivo soprattutto al finale e a quello sguardo in macchina. Ah beh sì, c'è... A un certo punto mi sono detto proprio, voglio che ci sia questa liberazione. Dopo 7 giorni nelle ombre, nel buio della cantina, i 2 ragazzi escono fuori, è qualcosa di molto liberatorio. Riuscirò a rendere liberatoria via Lima ai Parioli? È stata una scommessa, ma forse ci sono riuscito. Voglio dire, è il mio primo film pariolino, non ho mai girato ai Parioli. Nella mia adolescenza li consideravo un quartiere lontanissimo, irraggiungibile e anche un po' antipatico, perché quando volevamo dire a un giovane come noi che era antipatico, dicevamo è un pariolino. Ecco, invece qui ho rotto questo tabù e sono andato a girare i Parioli. Ecco. Roma c'è poco nei miei film, perché ho girato molto poco a Roma, ma è una città naturalmente così che si offre al cinema, continuazione che si propone vergognosamente al cinema, c'è qualcosa di un po' osceno in questo proporsi, offrirsi di Roma alla macchina da presa. Quindi come filmarla a un certo punto, soprattutto lei che ha filmato molto Parigi, voglio dire dal Conformista, The Dreamers, a Ultimo Tango? Filmarla facendo finta che non sei a Roma, quindi che non sei contagiato da quella specie di... c'è una sensazione che Roma distilla in tutti noi che ci abitiamo, che è quello del riposo, del ruminare, dell'evitare delle azioni così dirette e potenti. Ecco, non mi era mai capitato di andare al di là della zona in cui ho sempre abitato, che è Monteverde Vecchio, Trastevere, il vecchio centro storico. Mi dicevo sempre, ma che senso hanno i Parioli? È come vivere in un'altra città. Se sto a Roma io voglio vedere quei vecchi mattoni che hanno 2000 anni e che sono ancora lì. E ho rotto questo tabù e sono andato in Parioli. Senta, mi interessava molto l'uso delle musiche. Innanzitutto David Bowie, però anche la canzone dei Cure, anche Space Oddity, e poi anche nel suo cinema ci sono anche queste canzoni che tornano e che creano un movimento al di là della scena del ballo, quasi come anche l'illusione di un movimento che sembra Ofuls in un certo momento, che è uno dei suoi registi più amati. Allora, ecco, volevo sapere, lei prima della rivoluzione aveva usato anche Gino Paoli, ad esempio, ecco, volevo sapere come entrano queste canzoni, come sono le scelte, interagiscono lì durante la lavorazione. Volevo dire che non ci sono soltanto le canzoni in diretta, proprio nella storia, ma c'è anche un commento musicale, si chiama un tempo, di Franco Piersanti, che mi sembra così discreto ma così organico al film. Allora, le canzoni le ho scelte insieme al ragazzino del film, a Jacopo Olmo Antinori. In realtà le ha fatte scegliere un po' a lui, che me le faceva sentire, poi ne abbiamo definitivamente preso quelle che hai sentito nel film. Ma io quando faccio un film e ho della musica in scena, in diretta, non riesco a resistere alla tentazione di fare un musical. Quello che tu stavi dicendo
più o meno era questo, insomma, che adoro il musical, il vecchio musical americano, ma anche quello nuovo, anche quello moderno, e mi sembrava di in quei momenti in cui ci sono dei pezzi, delle canzoni, di dare anche quello che è la temperatura nel personaggio. Naturalmente il pezzo finale di David Bowie accompagna quell'emozione così liberatoria che c'è nel finale del film. Io vedo che la gente che esce dopo aver visto il film è liberata forse dal peso, dalla drammaticità del film prima del finale, ma insomma c'è qualcosa di liberatorio, c'è qualcosa che forse non sapevo neanche che stavo creando, ma quel dolly, cioè quel movimento di macchina su Gru, che è l'ultima inquadratura del film, sui due ragazzi che escono di casa per la prima volta e che si abbracciano perché sanno che stanno per separarsi, insomma c'è qualcosa che è così pieno, una parola un po' che non ho mai usato, ma di speranza. E dopo tutti i disagi del vivere che abbiamo visto nel film, è un momento veramente, credo, così, in cui la musica accompagna questa emozione, la facilita in qualche modo. C'ho 12 secondi, l'idea del 3D. Era all'inizio, pensavo che il 3D sarebbe stato perfetto per questa cantina, perché volevo che gli oggetti della cantina avessero una profondità e un rilievo speciale. Beh, io credo che dopo l'esperimento che ho fatto, il risultato mi piaceva molto, ma mi sono reso conto che girare in 3D oggi è ancora macchinoso e ci vuole molto tempo. Io sono uno che gira molto rapidamente, mi piace che un'inquadratura segua quell'altra, che la provochi, eccetera, eccetera. Il 3D mi avrebbe rallentato il passo. E allora, goodbye 3D, e credo che il film, lo stesso in cantina, sia in 3D senza che ci siano gli occhialini.